Siamo con Matteo Sbrana di Punto Scommesse, con cui partiamo da una cosa bella che è il primo torneo, lo startup, iniziato ieri e subito una buona vittoria che se non altro fa certamente morale. Come è andato questo torneo, Matteo? Beh, è stato un torneo abbastanza fortunato, diciamo, in 80 persone. C'è stata, diciamo che nella fase di bui molto alti non siamo stati sfortunati, abbiamo avuto tutti i colpi in più, forse in questi tornei abbiamo qualcosina in più, nel senso sappiamo un po' di più quando aggredire, quando metterlo, quindi è una tipologia di tornei che mi piace, è andata bene. Non abbiamo sprecato troppa varianza positiva in questi tornei, oggi come sta andando? Non benissimo, oserei dire. No, oggi vabbè, sbaglio sempre io che cerco di farli passare, ho provato a flottare flop e bettare turn bianco, ma un signore ha deciso di limp callare 800 pre asso 5 off e poi quando prendono l'asso bisogna sparargli, e poi un altro colpo dove io avevo top pair e flush draw al turn, un signore mi ha flattato con gas shot secco turn e poi l'ho pagato river perché giustamente l'ha chiusa. E vabbè, niente, comunque siamo a 13.000, la struttura però la tiene, quindi ce la giochiamo ancora. Parliamo invece, non sei qua a caso, non solo per lo scippo di ieri, non solo per la giornata di oggi di questo Shark Bay, ma anche perché con te voglio parlare di una fobia, tra virgolette, ma non troppo, che prende non tantissimo, ma che insomma per uno che fa come mestiere il giocatore di poker pro e quindi è costretto a girare avanti e indietro per circuiti live di vario genere, prendere l'aeroplano a volte potrebbe non essere così semplice come alcuni fanno tranquillamente. Sei uno di quelli che ha qualche fobia verso il volo? Qualche, no vabbè, a me piace molto giocare a Nova Gorica, a Sanremo, a San Bensan, no sì, ho parecchia paura dell'aereo, poi ogni tanto tocca prenderlo. L'anno scorso avevo addirittura programmato di andare a Malta in macchina, ma la mia ex fidanzata non era d'accordissimo, quindi è toccato prenderlo. Peraltro mi ero fatto promettere che se facevo top 3 al torneo tornavamo in macchina. Ho fatto sesto al FIFIT di Malta l'anno scorso. Peccato, lì non era andato benissimo. Secondo me lei mi gufava perché sapesse si faceva terzi. Perché è brutto morire con lo scippo, dai, sì, in aereo. No, comunque l'aereo è una delle cose che mi angoscia maggiormente. A Budva la mia ex non è venuta e quindi siamo andati in macchina per dirti. Con la Opel Corsa di Valenti. Quante ore? Dovevamo andare con la mia che si è rotta, la mia relativamente nuova, e quindi siamo andati con l'Opel Corsa di Valenti, che è una Opel Corsa del 99. Ci abbiamo messe tante, non mi ricordo quante, veramente tante, perché poi è tutta statale da Dubrovnik, è un incubo, curve, camion, ce ne abbiamo messe una ventina. Ma ti ha portato anche a fare delle scelte particolari, ossia evitare qualche torneo in funzione di un altro dove magari c'era una strada più comoda, tra virgolette? No, quello non mi è mai successo, però quando so che devo fare un torneo ci penso, cioè appena vedo, non so, Malta anziché posti lontani, comunque ci penso, dico cacchio, devo prendere l'aereo. Poi questa cosa si nota una settimana prima, perché una settimana prima inizio a sognare aerei che cadono, e poi per me è veramente sensazione angoscia, perché per le 2 ore che sono in aereo ho senso di morte imminente, no? Cioè la sensazione è quella, e quindi vabbè, è un po' spiacevole, però poi razionalmente alla fine lo prendiamo sempre, no? Perché sappiamo, sì, che cioè, non succede niente. Io ho fatto dei grandi discorsi con le hostess una volta, ritorno dal Montenegro 2 anni fa, dove ho preso l'aereo, in inglese con la hostess le dissi io so che non succederà niente, ma ho bisogno che lei me lo dica, cioè cose patetiche a questo livello. L'hostess mi portò le caramelline, no? Le ha portate, sì, ai, sì, bambini a me. Quindi No, tra l'altro ti capisco perfettamente, quindi faremo un volo unico tra tutti noi un po' fobici dell'aeroplano, vediamo cosa succede. È una cosa pateticissima, ci sono anche quello vuoto d'aria, turbolenza. Lo so. Ho provato anche a sbronzarmi in una di queste volte, ma ho visto che ha un effetto deleterio, perché sono ancora più agitato. Ci ho pensato anch'io di fare qualcosa di strano, però poi ho pensato a quello, sì, all'effetto deleterio. Io prendo pasticche a caso, ma tipo effetto placebo, cioè erbe che mi, sì, dicono, sì, tranquillanti, che so che non fanno niente, però dici beh, questa mi tranquillizzerà. Va bene, torniamo con i piedi per terra, ti lasciamo giocare, grazie, in bocca al lupo. Sì, va bene, dai, altri 10 minuti a far danni a caso. Grazie, ciao Marco, grazie a te.